Oggi siete qui per presentare il vostro libro Dolcemente Fit, di appunto Two Food Fit Lovers, edito da Rizzoli, dove ci raccontate un po', insomma, come vi tenete in forma. No, più che altro è una sorta di diario, ecco, più che raccontare. Con delle bellissime foto anche vostre, devo dire la verità. Sì, esatto. Perché abbiamo pensato, anziché magari fare un ricettario vero e proprio, abbiamo voluto mixare un pochettino le due cose, perché comunque anche magari spesso sui social una cosa che tanti ci chiedono, oltre al punto le ricette stesse, è anche un pochettino come affrontiamo la quotidianità, come ci siamo conosciuti, quali step abbiamo fatto durante la nostra vita, e quindi abbiamo raccontato anche un pochettino di queste cose, ecco, un po' diverso, dai, un po' diverso dal solito. Dal solito, infatti, è una cosa molto carina, adatta anche ai più giovani, no? E quindi è molto interessante. Come regalo di Natale, dai, diciamolo, perché adesso siamo tutti a caccia di regali di Natale. Ci sono dei momenti in cui fate proprio fatica così a stare un po', insomma, attenti anche all'alimentazione? Ecco, voi per esempio per le prossime vacanze di Natale avete già messo in conto degli sgarri, oppure insomma, quando allora, uno sa di mangiare sano, poi non ne ha neanche più bisogno? No, in realtà, vabbè, la parola sgarro è un concetto un po', diciamo, antiquato, che è sempre di fatto che lo sgarro è qualcosa che uno si gode perché ha mangiato triste, diciamo, durante tutta la settimana. Per noi è qualcosa che non esiste, perché nel momento in cui raggiungi un equilibrio in cui diciamo per tutta la giornata sai perfettamente quello che stai mangiando, eccetera eccetera, non hai di questi problemi. Anche il discorso della pizzeria, per noi la pizzeria non è legata per forza a un concetto di sgarro, assolutamente, cioè, no. Cioè, se noi vogliamo mangiare la pizza ci andiamo a prescindere. Poi è chiaro che non è che tutti i giorni devi bere, fumare o mangiare fritti, nel senso, quella sarebbe un po' autoflagellazione. Però assolutamente quello che ci proponiamo di fare, appunto, è anche trasmettere un attimino di serenità per quanto riguarda l'alimentazione, il fitness, e spiegare che comunque l'uno non esclude l'altro, cioè, nel senso, vivere una vita sana, in forma, e trovare un equilibrio con se stessi non è sinonimo di privazione. Anzi, quello che spesso spieghiamo è che comunque per costruire un qualcosa che sia fisico, mentale, anche a livello di aspetto fisico, non vuol dire che devi privarti di qualcosa. Anzi, in palestra si costruisce, comunque il corpo va costruito, per costruire bisogna mangiare bene. Ci vuole un po' di cultura, ci vuole un pochettino di buonsenso, tutto quello che alla fine concerne, che noi cerchiamo appunto di trasmettere tutti i giorni. Ecco, qui mi sembra di capire che voi non avete fatto la guerra ai carboidrati, e li mangiate anche la sera, no? Perché c'è tutta questa diatriba sui carboidrati la sera, no? La sera, no. Dopo le 5 basta, cioè, voi proprio siete sereni su questo aspetto. No, anzi, cioè, è totalmente errato eliminare i carboidrati o diminuirli senza una reale logica o senza un reale motivo. È una di quelle bufale che spero veramente che verrà eradiata prima che mi vengano i capelli bianchi, diciamo. Bisogna più che altro stare attenti durante la giornata, ok, mangiando fonti buone, mangiando bene, ma non per forza devono essere eliminati, ecco. Beh, state dando una buona notizia, direi, a chi ama mangiare la pizza anche la sera, perché effettivamente è uno anche dei modi per trovare gli amici. Quante ore vi allenate al giorno? Allora, noi facciamo 5 giorni a settimana in genere, non sempre riusciamo, e ogni giorno è circa un'ora e mezza di allenamento, anche due. Questo perché comunque il nostro è un approccio che va un po' oltre il fitness, cioè noi abbiamo anche quel lato che sfocia un pochettino più nell'agonismo, siamo anche atleti e abbiamo gareggiato, quindi assolutamente non vogliamo mandare il messaggio che 5 volte a settimana deve essere la media per chiunque, anche perché ovviamente magari la maggior parte delle persone non ha questo come fulcro della propria vita, cioè, nel senso, avere una pagina, ricette, allenarsi, ok, quindi ci sta. E ovviamente noi abbiamo alzato un attimino l'asticella, ed è quello che ovviamente diciamo sempre a tutti: ognuno deve trovare la propria asticella, il proprio equilibrio, e che ovviamente non è mai uguale per tutti. Sì, anche perché voi ne avete fatto proprio il fulcro della vostra vita, come dicevi tu, altri magari hanno un lavoro 8 ore al giorno, diventa un pochino, o una famiglia, dei bambini da gestire, diventa veramente complicato. Prossime gare? Vedremo, dai. Per adesso no. Comunque vi state allenando tanto, ok? Sì, off. Sì, adesso siamo così perché comunque di base ci piace. Le gare vedremo in futuro. Ho fatto una
corso, in futuro vediamo. Va sì. bene. Allora, intanto ricordiamo che vi trovano sui social, soprattutto su Instagram, vero? Vi possiamo sì. seguire come Two Food Fit Lovers, e poi c'è il vostro libro Dolcemente Fit, edito da Rizzoli. Grazie, grazie, e buon Natale, buone feste. Grazie. Buone feste a Raffaele del Piano e a Caterina Piccirilli, che sono stati con noi questa mattina. Auguri, ciao. Ciao. È fantastico, perché noi poi li becchiamo in macchina, li becchiamo da tutte le parti, i nostri ospiti.